E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo di nuovo qui con un video tag mezzo rubato alle makeup artist. Ciao ragazze! E anche con domande che mi avete fatto voi. E oggi sono pronto a dirvi tutti i miei segreti più nascosti, più profondi, più favolos. E ragazzi, scrivetemi qua sotto la domanda da farmi per un prossimo episodio. E mi raccomando, spolliciate e a 30.000 mi piace prossimo video tag con le vostre domande. Tua madre cosa crede che tu faccia per guadagnarti da vivere? Una volta ho detto a mia madre: mamma, conto i video. E lei mi ha risposto: quanti pezzi sono? Probabilmente penserà che io partecipi tipo a qualche fiera, a qualche concorso per il greenness dei primati di cazzate, che me ne sente sparare talmente tante in camera, quindi magari è quello. Penso sia molto interessata. Chi nella tua famiglia potrebbe essere uno youtuber di successo e perché? Il mio cane, perché sa ballare. Dammi il 5. Bravo! Dammi il 5. No, che sai pulire il tavolo, via. Quindi il mio cane. Chi invece sarebbe un disastro e perché? Il mio cane, avete visto che cosa ha appena fatto. Mio padre anche, perché mio padre è un tipo estroso a cui piace la pizza e quando la mangia scoppia una bomba nucleare sopra il tavolo. Pezzo di mozzarella sui capelli di Violetta, un pezzo di basilico sulla mia pancia. Sembra che ci è passato un Doberman che non mangia da 2 settimane quando mangia la pizza mio padre. Quindi sì, sarebbe effettivamente da farci un filmato. E fatemi sapere se lo volete. Papà, se ti faccio un filmato mentre mangi la pizza e lo metto su YouTube, va bene? Papà? Non ti azzardare! Ai! Che cazzo fai? Questa è un'arma di distruzione di massa. Ditemi se succede anche a voi. Prossima domanda. Aia! Ci descrivi il profumo di casa tua? Sento una puzza tipo di sudore, Ashel. Ah no, so io. C'è profumo di dolci? Mai. C'è profumo di fiori? Mai. C'è profumo di sterco di cane? A volte, quando Bombo fa le puzzette. E c'è profumo di casa. Adesso ad esempio c'è profumo di cipolla. Quella c'è sempre, mia madre quando fa il minestrone, cipolla e cose, pezzatino, 3 kg di cipolla, quindi sì. E poi la mia giacca puzza di fritto, di cipolla, di... Come ti senti ad essere stato nominato per il Fanta Web Star Award? Felicissimo ragazzi, mi sento il re di YouTube. A proposito, votatemi, troverete il link qua sotto in descrizione nei commenti. Votatemi, potete lasciare fino a 50 voti al giorno, quindi Dexter, 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 votatemi. Vinciamo tutti insieme l'award, il premio di MTV, dai! Quindi se mi votate e vinciamo il premio, scarto tutti i giocatori più forti che ho su Ultimate Team. Ho detto, Quindi dai, vinciamo sto premio, votatemi. Chiamate zia, nonno, dai tutti a votare sul sito di MTV. Oddio, che cosa ho detto? I primi 3 più forti che ho. I tuoi amici cosa pensano che tu faccia per guadagnarti da vivere? Tipo Snoop Dogg. Circa. Quanti dei tuoi amici sono youtuber come te? Ci sono amici che ho conosciuto tramite YouTube, facendolo youtuber, quindi sono anche youtuber. Però non è che l'ho conosciuti prima e poi hanno fatto gli youtuber. Facevano prima gli youtuber e poi sono diventati amici. Avrò detto qualcosa di esatto? Sì. Ah papà, sbatti un altro posto, pentole! È già la seconda, vento ciabatte nuove ragazzi, taglia 44. Cosa ti ha spinto a iniziare su YouTube e come hai iniziato? Ho sempre amato YouTube sin dal 2005, infatti dal 2006 ho aperto il canale dove caricavo gameplay. Sono stato il primo al mondo, penso, credo, a caricare gameplay su YouTube. Caricavo anche doppiaggi, parodie, roba varia, ma così a random. Poi nel 2012 ho deciso di mettermi in gioco, proprio di aprire il vostro caro Dexter. Format specifici, novità, varietà, passione, tanto 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 lavoro. E felicissimo di quello che abbiamo creato insieme. Perché se io sono qui è tutto grazie a voi, a noi. Quali suggerimenti daresti a qualcuno che vuole lanciarsi su YouTube? Create con la vostra testa un contenuto che vi piace, perché deve piacere prima a voi. Perché se non vi piace a voi è inutile che lo fate. Fatelo con tanto amore, tanto lavoro, tanta passione. Sarà difficile perché iniziare adesso è veramente difficile, ma non mollate mai. Sta un vecchietto che mi sta spiando. Salve! Quindi mi raccomando ragazzi, sempre credete in voi stessi, studiate, ma soprattutto volete una cosa, andatevela a prendere. Cos'è la cosa peggiore che hai visto in un video di YouTube? La gente che non monta i video. Basta ragazzi, ancora che non montate i video, montate questi video! Innalziamo la qualità, cazzo!
Qual è la cosa più inaspettata che provi a fare essendo uno youtuber? Essere fermato per strada da tutti voi, oppure quando ti fermano le ragazze? Io ho paura quando mi fermano le ragazze. I ragazzi maschi sono timidi e magari non ti fermano neanche, ti riconoscono. Ehi, ehi, c'è Dexter! E Dexter, ma è lui! Sì, è lui! Ma dai, fermiamolo! No, no, no! Se vergognano, magari non mi fermano neanche. Io non è che posso andare lì e dirgli: ehi, ciao, sì, sono io. E quindi cerco sempre di sorridere e alla fine vengono, facciamo foto. E insomma, mi fa molto piacere. Quando mi ferma una ragazza, la cosa è diversa, paurosa. Le ragazze non dicono: ehi, c'è Dexter all'amichetta. Le ragazze urlano: ah! Ma sei tu! Dexter, Dexter, Dexter! Oddio, oddio! Diventano tutte rosse, si sentono male, piangono. E io ho paura che venga qualche poliziotto e mi porti in carcere per abuso e violenza su ragazze. Altre ti chiedono: posso abbracciarti? Posso abbracciarti? Posso abbracciarti? E vieni stretto con forza, come se fossi stretto da una piovra. È bellissimo comunque. Io vi amo tutti e tutte. Sono il vostro caro Dexter. Quindi se mi arresteranno sarà perché una fan mi ha fermato al centro commerciale e ha urlato. Hai mai perso un video finito per un problema tecnico? Sì. Volete sapere qual è stata la mia reazione? Beh ragazzi, questo era un video tag mezzo rubato alle makeup artist, mezzo suggerito da voi. Continuerò a rubare altri video tag alle ragazze. Ciao. So come si mette l'eyeliner. Eyeliner, rossetto, nail, french, boh. E niente, scrivetemi le domande che volete sapere qua sotto nei commenti. 30.000 mi piace. Prossimo episodio. Io vi ringrazio come al solito. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook, Instagram, tutto in descrizione. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ci diciamo, gente. Sto arrivando. Bene. Come è coccoloso.